oltre 2.000 euro che andranno al reparto di neonatologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È la cifra raccolta dalla mostra fotografica realizzata dai due alpini dell'esercito di stanza al 9° Reggimento, Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni. Due giorni intensi di apertura della mostra, tanti visitatori si sono precipitati per vedere gli scatti di Daniele e Graziano, insieme agli scatti alle opere degli alunni della scuola Mazzini Partini, che hanno partecipato con il progetto L'amo quindi la vivo. L'iniziativa di coinvolgere gli alunni facendoli scendere in campo con le loro macchinette fotografiche e smartphone è stata un vero successo. I due fotografi ora torneranno tra 5 anni per fotografare la città, si spera, totalmente ricostruita. Non è solo un augurio questo, ma anche una speranza. E sono tanti gli ospiti che hanno partecipato ai 2 giorni di esposizione, come ad esempio Stefano Moretti, l'attore, oppure Vincenzo Lanotte, ex giocatore rossoblù, che da Barletta ha macinato i chilometri per poter essere presente. Un'iniziativa che ha avuto molto successo, si diceva, e molti visitatori. Una mostra che è stata impreziosita anche dalla presenza di assomilitari, militari partiti da Cuneo in bicicletta per raggiungere l'Aquila. A loro si sono uniti nella notte del 5 aprile anche militari con le loro biciclette del 9° Reggimento Alpini per partecipare con la comunità di Onna alle commemorazioni. Tra l'altro, nell'ultima giornata di mostra è stato possibile acquistare direttamente le opere e anche le maglie che alcuni campioni del rugby avevano donato.